Wuhan, isolata, blindata e deserta. La città cinese con più di 9 milioni di abitanti è il luogo da cui a fine dicembre è partita la diffusione del coronavirus che sta facendo preoccupare il mondo intero. È una città fantasma, stazioni ferroviarie, aeroporto, metropolitana, autobus, traghetti, tutto chiuso, tutto bloccato. A chi vive in città è stato consigliato di non partire, proprio nella settimana in cui milioni di cinesi sono in viaggio per le vacanze del Capodanno lunare. Sono ormai più di 500 i casi confermati di coronavirus, malattia respiratoria con i sintomi simili alla polmonite. Già 17 i morti. Gli scienziati hanno identificato la malattia come un nuovo tipo di coronavirus, che è un grande ceppo di virus, alcuni dei quali causano soltanto il comune raffreddore. Altri viceversa si sono evoluti in malattie più gravi, come la SARS e la MERS, anche se finora il nuovo virus non sembra essere altrettanto letale e contagioso. Il Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sta ancora raccogliendo informazioni prima di decidere se dichiarare o meno un'emergenza globale. La trasparenza è molto importante e se vogliamo mantenere il mondo al sicuro, la trasparenza è al primo posto ed è quello che stiamo vedendo, quello che sta accadendo e abbiamo incoraggiato le autorità cinesi a continuare in questa direzione. La maggior parte dei casi di coronavirus si è verificata a Wuhan nella provincia di Hubei, ma ormai sono spuntate decine di casi in tutta la Cina e in qualche altro paese del mondo. Ai passeggeri arrivati all'aeroporto londinese di Heathrow da Wuhan è stato chiesto com'è la situazione. È una situazione normale, a parte il fatto che tutti indossano più mascherine del solito e abbiamo ricevuto un volantino mentre atterravamo. Se avete qualche sintomo, c'è un virus, per favore contattateci. Molti paesi, tra cui l'Italia, stanno ora rendendo più severi i controlli alle frontiere in attesa dell'eventuale dichiarazione di emergenza sanitaria globale dell'OMS che comporterebbe ulteriori misure di sicurezza.